Salve a tutti e benvenuti sul canale YouTube Flat Max UK. Ho osservato l'effetto specchio sull'orizzonte apparente conosciuto anche come Fata Morgana. Fata Morgana è descritta su Wikipedia come una insolita e complessa forma di un miraggio superiore. Quindi vi passo questo. Le mie osservazioni hanno rilevato che è insolito non assistere a questo effetto, l'ho visto quasi sempre con le maree, condizioni atmosferiche. Qui alcuni esempi di osservazione: alba, mattino, sera e crepuscolo. Quello che vediamo adesso è l'alba, quando il sole è sotto l'orizzonte e sta arrivando la bassa marea. Come potete vedere è abbastanza evidente. Si rispecchia lo scafo della nave e in distanza da destra a sinistra si iniziano a vedere anche piccole parti di terra. C'è terra là in fondo, in lontananza. Adesso ho messo in pausa il video per avere una osservazione ravvicinata e intensificando l'immagine diventa più chiara. Aggiungo una linea rossa che mostra la linea apparente dell'acqua o la linea dell'orizzonte e sopra questa ho inserito una linea verde che si trova a circa 16 km dalla nostra vista e potete vedere che là si rispecchia la parte bassa della nave. Poi a circa 32 km di distanza abbiamo la terra. Tutto quanto si trova dietro a questa banda è completamente oscurato, pertanto ogni terra, oggetto che possa trovarsi là, altre navi, non sarà possibile vederle per niente. Questo è abbastanza classico, l'effetto Fata Morgana. Penso che ha anche altri nomi per le persone che l'hanno osservata nel tempo, la chiamano lente di rifrazione, banda a specchio. E adesso andiamo ad allargare. Non c'è alcun modo di vedere questo se non si hanno dei super obiettivi. Questa è una P900 e oggi è il 23 luglio. Ore 5. Nel prossimo video c'è il crepuscolo. Il sole è sotto l'orizzonte e si sta avvicinando l'alta marea. Ancora una volta è molto evidente. E questo è un po' più leggero alla sera. È molto più bassa, nonostante le condizioni di luce che sono abbastanza difficoltose per mettere a fuoco, a filmare a quest'ora. Come vedete è abbastanza evidente se mettiamo in pausa. Si vede bene la linea a specchio. Adesso se andiamo a mettere in pausa fra un momento. Vediamo se riusciamo a vedere. Ecco, se osservate è abbastanza visibile, si distinguono gli spot riflessi che si trovano là. Ecco, questa è la mappa dove si vedono le elevazioni, è da circa 32 km dall'isola di Shepi, nella parte in alto a sinistra e da Margate, in alto a destra, e altri 32 km dal centro a Folkestone, che è giù in basso, al centro. Questa che vedete è approssimativamente la direzione dalla mia veduta. Come potete vedere ci sono delle elevazioni discrete, che però riesco a vedere dal mio punto, lontano, da dove faccio la mia ripresa. Questa area, nella parte in alto a destra, questa è la zona dove si vede di più l'effetto Morgana e il terreno scompare, ma si vedono le elevazioni anche se basse in quest'area, mentre si nascondono. Il prossimo è di sera, il sole è sopra l'orizzonte e la marea è media, a metà. Qui è un tempo plausibile e si vede molto bene che questo è un effetto dell'aria e non dell'acqua e non ci sono agitazioni attorno. Non ci sono increspature nell'immagine, che è veramente molto stabile. Ci sono sempre dei leggeri movimenti causati dall'atmosfera. In questo momento vediamo molto di più verso la direzione dove ho mostrato le frecce nere. Prossimo video è al mattino col sole sopra l'orizzonte con la bassa marea.
In realtà la linea a specchio è minore qui a destra, dove c'è la boa con la sua linea, come quella che ha l'imbarcazione, e sullo sfondo si vede la terra, anche se debolmente in lontananza, e a metà la linea a specchio aumenta, così viene oscurato molto ma molto di più e va a nascondersi. Questo si può osservare col binocolo o col telescopio, non c'è bisogno di avere una Nikon P900 o similare, anche se è molto più utile ovviamente per filmare e scattare fotografie. Inoltre è molto più facile per condividere, anziché semplicemente raccontare alle persone quello che si è visto. Se andiamo a scansionare nuovamente l'area indicata con le frecce nere, c'è molta e molta terra che sparisce a grande distanza. Tuttavia quel territorio è ad un livello molto basso e finisce nascosto molto altro terreno con facilità. Come potete vedere, siamo a circa 45 cm sopra il livello del mare. Quindi il mio pensiero, l'effetto a specchio della Fata Morgana è causato dagli strati d'aria sopra l'orizzonte apparente o la linea dell'orizzonte. Sembra che ci sia per la maggior parte del tempo e se si va a zoomare abbastanza lontano si vede molto chiaramente. L'altezza dell'area del riflesso aumenta quando l'oggetto che si vede è più lontano. Nasconde tutto dietro a sé. Terra, scafi delle navi, natura e così via. Con la prospettiva che riduce la grandezza degli oggetti, la Fata Morgana nasconderà tutto, eccetto i territori più elevati, montagne e strutture. Dà il falso senso che gli oggetti finiscano sotto l'orizzonte quando non è così. La Fata Morgana, dalla mia opinione, è la curvatura, quella che si percepisce, ovviamente. Esistono altri effetti atmosferici che amplificano o distorcono la luce che arriva dagli oggetti lontani. L'area appena sopra l'orizzonte apparente è molto ingannevole. Tutti questi effetti vanno considerati. Va considerata la temperatura, l'umidità, la visibilità a causa della densità dell'atmosfera e il tempo che giocano grandi ruoli. Solo adesso i possessori che hanno dei super teleobiettivi come la Nikon P900 possono osservare costantemente loro stessi questi effetti. Credo che la Fata Morgana ed effetti simili hanno ingannato gli osservatori che avevano attrezzature meno adeguate quando hanno iniziato a guardare l'orizzonte lontano, perlomeno sull'acqua. Si arriva ad una facile conclusione. Il solo modo per provare questo è spegnere il vostro computer, andare fuori e iniziare a guardare. Con più osservazioni abbiamo, meglio è. Per cortesia inviatemi altri video con altre spiegazioni di idee. Osservate con la mente aperta e se avete nuove idee, per cortesia, condividetele. Grazie di aver guardato.